E allora lotta alle mafie nella nostra regione o anche nella nostra regione è trasparenza della pubblica amministrazione, è appalti puliti, è lotta all'esemplificazione, è non avere alcuna tolleranza nei criteri di selezione della classe dirigente della nostra regione. Perché se anche lì ci sono nebbie, ancora una volta lì muore la credibilità dello Stato. Lotta alle mafie e ridisegnare l'idea della gestione del potere, perché la politica quando governa gestisce potere. E noi non possiamo tacere il rischio presente di una trasformazione dell'idea in democrazia di gestione del potere da parte della politica, che troppo spesso viene asservita ai desideri di chi il potere lo gestisce e troppo poco, a volte quasi mai, al servizio del bene comune e delle persone.